Ancora una clamorosa rimonta per il Foggia di Deli Rossi, così come era accaduto con l'Audace Cerignola, i rossoneri pareggiano 2-2 all'uscita di Crotone, contro una formazione, il Crotone, che esce a testa altissima dal confronto. Il primo tempo è tutto di marca locale, apre Trepuzzi al sesto con pallone fuori di un nulla, poi ancora lo stesso giocatore che si rende protagonista di altre due palle gol. Al quindicesimo con un pallone a giro e poco prima spara addosso al portiere rossonero Dal Macco che la spedisce in corner. Dopo una punizione bomba di Chirico di un niente fuori, il Crotone passa in vantaggio alla mezz'ora. Corner dalla sinistra dello stesso giocatore, piomba Cernigoi ed è 1-0, recuperato il risultato dell'andata. La pressione calabrese mette in difficoltà il Foggia che subisce nel finale del primo tempo il raddoppio calabrese. Stesso schema del primo gol, per la testa stavolta di Gigliotti, 2-0 e qualificazioni calabresi. Ma nel secondo tempo, nonostante i giochi a testa bassa, il Foggia si rianima. Accorcia le distanze al quinto, Jacoponi crossa per Frigerio che in spaccata sigla l'1-2, che riapre i giochi. Il Crotone sente il fiato sul collo ma non rinuncia ad attaccare. Al decimo, su disimpegno errato rossonero, Chirico colpisce la traversa. Poi Trivulzio manda alto. Le emozioni finali si concentrano negli ultimi 5 minuti. Prima Costa con pallone in corner. Dal suo seguente arriva Beretta che insacca per il pari definitivo che manda i rossoneri in semifinale dove affronteranno il Pescara di Zeman. Vincente 3-2 in rimonta contro la Virtus Entella.